Il 28 marzo 2018 al Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio di Reno, Elena Favilli ha presentato il secondo volume di Storie della Buonanotte per bambine ribelli. Il libro, scritto in collaborazione con Francesca Cavallo ed edito da Mondadori, raccoglie 100 storie di donne straordinarie per ispirare adulti e bambini ribelli. Perché è importante raccontare queste storie ai bambini e alle bambine? È importante perché nella nostra narrazione, nelle storie che siamo abituati a leggere, ci sono pochissime donne. Ci sono pochissime donne, soprattutto forti, coraggiose. Siamo abituati a sentirci sempre raccontare storie con donne che arrivano sempre in secondo piano, che fanno sempre la spalla del protagonista maschile. Quindi è importante invece iniziare a raccontare un nuovo tipo di storie in cui le donne sono protagoniste del loro destino, della loro vita, fanno scelte importanti e anche loro, come gli uomini, compiono imprese straordinarie. Alla luce del grande successo avuto dal primo libro, vi siete mai domandate quali bisogni avete intercettato e che poi hanno determinato il grande interesse nei confronti del vostro libro? Credo che questo libro effettivamente abbia intercettato un bisogno profondo che è trasversale a tutte le società in questo momento, che è quello di crescere delle generazioni di bambini che siano finalmente più libere dagli stereotipi di genere. Credo che viviamo in un momento in cui c'è un nuovo risveglio sui temi del femminismo, in cui ci stiamo rendendo conto che, nonostante le grosse conquiste che ci sono state in passato, in realtà l'uguaglianza non è mai stata pienamente raggiunta e che quindi c'è ancora molto da fare, e che l'aspetto, diciamo, dei media ci siamo anche resi conto che è un aspetto fondamentale nel percorso e nella lotta per arrivare a questa uguaglianza. Per cui credo che il libro abbia avuto questo successo anche perché è legato proprio a questo momento storico che stiamo vivendo. Quale consiglio vorreste dare alle bambine che siete state, o in particolare tu quale consiglio vorresti dare? Probabilmente il consiglio che mi darei è di avere meno paura di far sentire la mia voce. Io ero una bambina sicuramente molto forte, molto indipendente, ma non amavo mostrarlo, quindi era una forza che coltivavo dentro, ma che ho iniziato e ho imparato a manifestare all'esterno molto tardi, all'università, quindi da grande ormai, certamente non più da bambina. Invece credo che sia importante, quindi è il consiglio che darei a me bambina, ma è il consiglio che darei anche alle bambine oggi, di far valere la propria voce, le proprie idee, di non avere paura a dirle, a condividerle. Come pensi che l'educazione possa annullare le differenze e le ingiustizie? Guarda, io credo che l'educazione sia il primo passo. È ovvio che non è sufficiente, non basta solo quello, perché poi tantissime cose devono cambiare a livello politico, istituzionale, però per arrivare appunto a quei cambiamenti è ovvio che un'educazione diversa nei bambini e nelle nuove generazioni, che poi quelle politiche, quelle leggi le faranno, è fondamentale. Per cui credo che tutta l'educazione, sia quella appunto della cultura pop, diciamo, ma anche quella proprio che si fa nelle scuole, dovrebbe occuparsi di più di questi temi. Anche nei libri che si leggono a scuola, purtroppo, c'è ancora una grossissima segregazione dei generi, e ancora tendenzialmente, per esempio, certe professioni sono rappresentate e raccontate solo al maschile, quindi c'è un lavoro enorme da fare. Questa è una storia bellissima, veramente. Anita Garibaldi, rivoluzionaria. C'era una volta un abile cavallerizzo. Serafina Battaglia, testimone contro la mafia. Serafina era proprietaria di un caffè. Suo marito Stefano, invece, era un criminale che apparteneva a un'organizzazione violenta chiamata Mafia. Samantha aveva studiato ingegneria meccanica e scienze aeronautiche all'università. Dopo la laurea frequentò l'Accademia Aeronautica e fu la migliore del suo corso. Diventò così la prima pilota di caccia donna dell'aeronautica militare italiana.